Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Sid Meier Civilization 6 con la Nubia. Come vedete abbiamo fatto molta strada da quando siamo partiti con la nostra piccola città di Meroe, qui accanto a Rakedet. Abbiamo conquistato gli egiziani, abbiamo conquistato Gilgamesh. Dopodiché ci siamo dedicati all'assalto dell'Europa e abbiamo preso prima Londra e poi Cracovia e adesso ci stiamo dedicando alla conquista di Xi'an, capitale dell'impero cinese. Terminato questo, ci sarà il momento in cui dovremo attaccare gli Aztechi, ultima civiltà rimasta in gioco e ultima capitale libera dopo Xi'an, chiaramente. Ricominciamo da dove avevamo lasciato la partita. Abbiamo in posizione contro Xi'an svariati bombardieri che ci possono dare una buona mano. Iniziamo immediatamente ad utilizzarli perché il mio obiettivo è quello di portare le difese di Xi'an a zero. Direi che ci stiamo riuscendo abbastanza bene. Prossimo turno Xi'an cade. Piacerebbe poter costruire più dispositivi nucleari, ma devo farlo in zone in cui ho produttività alta, perché sennò ci metto una vita. Ok, abbiamo una politica economica gratuita. New Deal, no. Meno 8 oro in tutte le città con la meno 3 distretti, no grazie. Unione economica più 100% bonus di vicinanza di distretti snodo commerciale porto, ok, mettiamo il commercio triangolare da questa parte e pigliamoci qualche nuova politica, vediamo se possiamo utilizzare delle politiche più un oro da ogni emissario inviato in una città-stato. Può essere qualcosa di carino per avere un po' di soldi in più. Ok, la politica l'abbiamo determinata. Adesso devo riflettere, ragazzi. A parte che il computer non mi risponde più come fa spesso. Devo riflettere su come gestire l'attacco agli Aztechi, perché la Cina è praticamente andata. Ok, ma c'è ancora tanto da fare. Perché nel continente americano, in Sud America, non ho moltissime unità da prima linea. Quindi, ok, posso spostare sicuramente gli aerei e le navi, però poi gli Aztechi dovrebbero, secondo me, hanno una forza generalmente abbastanza notevole in questa fase finale di gioco, perché non avendo avuto nessun nemico per tutta la partita, credo che non abbiano perso manco un'unità. E anche se ne hanno costruite poche, guardate, hanno già degli aerei a difendere. E a difendere la città di Laventa hanno cannoni da campo, zero aerei stazionati, ok. Secondo me non sarà impossibile, però non sarà neanche così facile come per la Cina. Forse sarà più semplice che l'attacco alla Polonia, vediamo, dai. Nuovi ordini, artiglieria, questa la portiamo tutta in Sud America. Ehi ragazzi, abbiamo finalmente il nostro primo villaggio vacanza a Zanzibar. Non ci posso credere, questo ci dà turismo, di cui ovviamente ce ne facciamo poco, ma potremmo ottenere addirittura una vittoria culturale. Se no, non abbiamo abbastanza turisti. Sarebbe divertente però. E Hong Kong invece non è per niente divertente perché bombarda le truppe che sto spostando verso Xi'an. Non sperare di sorprendere l'impero, vediamo bene che pensi di attaccare. Ignoriamo la richiesta. Non me ne frega niente di quello che pensate. Io continuo ad ammassare truppe sui confini finché non saremo pronti. Ok, campus completato. Va bene, la ricerca non mi serve più. Questi continuano a distruggermi le strutture. Vadano a fare in culo. Io prendo un bel dispositivo nucleare. E questa spia mi fa controspionaggio nel centro città.
Ok, abbiamo un bombardiere jet ad Attusa. Possiamo lavorare su delle navi, magari? E questo bombardiere jet lo andiamo a spostare a fanculo. Lo andiamo a spostare per adesso ad Ahe e poi vediamo di metterlo da qualche altra parte. E questo è il momento in cui Xian dovrebbe cadere. Uno, due, adesso abbattiamo soltanto la salute. 3. L'artiglieria attacca, l'esercito attacca, il corpo attacca e con il corpo riusciamo a prenderla. Ragazzi, penultima capitale nelle nostre manacce. Sozzone. Magari dovevo cliccare. Va bene, adesso late alla mia CPU che con queste temperature ha raggiunto i 7000 gradi. Il tempo di registrare i cambiamenti e finalmente abbiamo Xi'an, che è una città che ha più meraviglie che abitanti. Tieni la città, andiamola a vedere immediatamente. In particolare abbiamo l'Oracolo, la Santa Sofia, Broadway, Teatro dell'Opera di Sydney e il Big Ben. Quindi questo ci dà anche una carta in più economica sicuramente grazie al Big Ben. La andiamo a inserire, vediamo che cosa possiamo mettere. Più 25% oro nelle città che non si trovano sul continente della capitale originale. Questo è fantastico, ragazzi, perché tutte le città che abbiamo in Asia aumentano l'oro del 25%, e anche tutte quelle che abbiamo in Europa. È notevole. Io adesso direi che la guerra contro la Cina può dirsi conclusa, non voglio conquistare. Ragazzi, però questo computer ha rotto le palle. Non voglio conquistare altre città, visto che comunque per la vittoria di dominio ho la capitale della Cina, Polonia, Inghilterra, Gilgamesh e capitale Egizia. Ragazzi, ho dimenticato una cosa importantissima e me ne sono accorto soltanto adesso. Edvige a Parigi e Parigi era in gioco, io non ho mai visto Parigi, ma devo conquistare Parigi se voglio la vittoria. Quindi sarà molto importante avere un dispositivo nucleare in questa zona per poi fare un rush, ma prima attacchiamo gli Aztechi. Per fortuna che ho controllato, altrimenti ci sarei rimasto molto male alla fine. Immaginatevi un po'. Quindi direi di portare unità difensive in Polonia. Ma ditemi voi se uno si deve dimenticare sta cosa. Ok, poi abbiamo l'unità corazzata che conquisterà la città. Probabilmente qualcuno di voi, sono sicuro, me l'avrà detto nei commenti, ma lo ripeto per chi mi segue da poco, questa serie è stata registrata a inizio agosto 2017, appunto per permettere di avere una programmazione continuativa, visto che il tempo a disposizione per registrare le serie per me è pochissimo, quindi non ascolto i commenti, non gioco in diretta per ascoltare quello che mi dite sotto i commenti quando vedete le partite, no? Quindi chiedo scusa, questa è una cosa che avrei dovuto vedere molto prima, anzi non chiedo scusa, gioco così la mia partita, quindi molto spesso mi capita di avere gente che si arrabbia e scrive nei commenti che devo fare cose. Questo è il motivo per cui faccio questa piccola annotazione. Va bene. Non sarà difficile prendere Parigi, perché l'abbiamo isolata completamente dal resto della Polonia che ormai sta in Russia. E ho dimenticato di fare la pace. Questa è simpatica, sta cosa. Ho dimenticato di fare la pace per un semplice motivo, devo aspettare ancora un turno. Allora, diamo la priorità. Cosa vuol dire sta cosa? Stanno portando dei coloni con cannoni in mezzo al mare, va bene. Contenti loro. La mia capitale com'è messa con la bomba atomica? Fra 6 turni, bene. Nulla, allora con i nostri aerei facciamo altra esperienza con bombardamenti. Ottimo.
Ok, qui abbiamo un aereo che si può spostare, vediamo dove, nella città di Shat, mentre l'aerodromo sarà pronto fra 28 turni. Insomma, non è proprio il massimo, però vedo che intanto la mia flotta sta arrivando, si sta posizionando sulla città di Shat, il nostro avamposto in Sud America. E se soltanto potessi magari comprare un builder che mi va... Facciamo così, devo comprare un mulino d'acqua e un builder che vada a lavorare l'alluminio e il ferro in modo da dare più produttività a Shat. Direi che questa è l'idea. Acquista mulino d'acqua. Acquista costruttore, bene. Un dispositivo nucleare in 12 turni, però mi piace. Qua, quindi iniziamo a produrre. Ripara. E adesso facciamo la pace. Ovviamente come pace chiediamo tutte le città. 1, 2 e 3. E me le accettano. E poi li prendiamo tutte le opere d'arte. Spero di poterle mettere. Chiaramente non accetta perché non riesco a vedere. Con le opere d'arte c'è sempre sto piccolo problemino. Che mi dice accetta lo scambio e invece non era vero, come dice la famosa barzelletta. Ok, abbiamo rubacchiato un po' di roba, ma soprattutto abbiamo preso il controllo delle città. Fatemi vedere. Ma sì, dai. Va bene. Molto bene. Qui ho catturato un altro colonist. Che adesso mettiamo su questa isoletta, in modo da avere un'altra città, che per noi significa un altro bombardiere. Ed è una buona notizia. Non so chi abbia perso questo colonist, ma ci interessa relativamente poco. Questo colono. Promozione disponibile. Più raggelazione, perché no? Ok, adesso possiamo iniziare a spostare anche gli altri jet. Che un tempo stavano in Cina. E per l'osservazione dorme, l'artiglieria invece no, l'artiglieria si mette in posizione per l'attacco di Parigi che avverrà fra molti turni. Stesso discorso per questo carro armato. Va bene, avanti. Ovviamente devo prima sconfiggere gli aztechi, poi fare un rush a tradimento contro i polacchi, magari lanciamo una bomba atomica e via. Incrociatore, riposati. E direi che per questo turno ci siamo. Allora, Cempoala, vedo che comunque, vabbè, la protezione delle città nemiche non è così forte. Il problema è che ci sono degli aerei. Il problema è che questi hanno tipo 4 aerei stazionati, ma se io posiziono le mie forze corazzate, sgancio una tonica su Cempoala, la conquisto, poi penso che i miei aerei, i loro aerei verranno distrutti e poi potrò iniziare a risalire. Spero che sia fattibile. Intanto il primo dispositivo nucleare è completato, vediamo se il secondo impiegherebbe 16 turni, ma non male, dai, costruiamolo. Lo vediamo qua, il dispositivo nucleare. Kumasi fa un nuovo incrociatore lanciamissile. Lanciamissili. Va bene. Granaio. Dai,
Vabbè, qui Exian non facciamo nulla. È solo una piccola conquista nostra. Va bene. Perché abbiamo una unità corazzata qui fuori? Portiamola più vicina. Ok, questo carro è veramente buono, ragazzi. Portiamolo in una posizione in cui possa sbarcare in Messico. Potrebbe essere veramente buono questo esercito. Unità tende ancora ordine. Ah, perfetto, le unità corazzate sono già arrivate ai confini di Parigi. Le prime. Abbiamo un cacciatorpediniere, lo posizionerei di fronte alla venta. E qui vedete, adesso posso fare un attacco con ADM, dispositivo nucleare, semplicemente posizionando il sottomarino nucleare di fronte alla città e poi sganciando. Se la città è nel raggio, siamo a posto. E in questo caso posso farlo su Cempoale anche senza usare quindi aerei, ed è quello che farò. Quindi bombardamento atomico, poi il bombardamento degli aerei e poi l'attacco con i carri. Però il problema è che da qui ad arrivare poi a Tenochtitlan passa, cioè ce n'è di tempo. Il problema è che altrimenti dovrei fare degli sbarchi. No, credo che prenderò il controllo del Brasile. Sarà una guerra lunga e dolorosa e mi piace così. Più 100% per la costruzione di progetti relativi alla corsa allo spazio, va bene, tanto non voglio prendere la corsa allo spazio, ma per un discorso di divertimento mio. Quindi questo non sarà sicuramente l'ultimo episodio, ma proprio per nulla. Dove lo devo usare questo scimmiotto? Ah, in uno spazioporto, chiaramente, che non ho. Top. Non posso bombardare. Ah, ok. Però riesco a bombardare ragazzi fino a Cempoala volendo. Vedremo, dai, dormi. Ok, questi non sono i nostri confini, che pirla. Andiamo a recuperare altro alluminio allora con questo builder. E andiamo avanti così. Quindi qui l'attacco con nucleare arriva fino. Ah, non arriva ne. Beh, arriverai addirittura a Social con la venta da questa distanza. Bam! Pazzesco. Se fossi negli Azzecchi adesso avrei paura, perché teoricamente io fra 8 turni ho 1. Anzi, 13 turni, scusate. 1, 2, 3 dispositivi e fra 15 ne ho 4. E bastano e avanzano. Io direi che quando abbiamo due dispositivi dichiariamo guerra. Gli altri arriveranno nel tempo e basteranno. Tanto il primo è per prendere la città di Sempoala, il secondo per prendere la venta, il terzo per prendere Tenochtitlan. Dislocazione rapida, cosa mi dà? Militarizzazione più produzione. Questo mi sarebbe servito prima. Costruzione di armi da mischia di età dell'informazione. Tanto fra 14 turni abbiamo finalmente l'aerodromo di Shaat. Che praticamente questa città è stata fondata, non c'erano neanche le. Non c'erano i tetti sulle case, ma stavamo già costruendo l'aeroporto militare. Ok, dispositivo completato a Meroe, quanto ci mettiamo a fare il prossimo? 14. Pff, 25 turni, facciamo dispositivi nucleari ovunque possibile.
Ok, il tempo è scaduto intanto che preparavamo questa guerra. Allora, la Cina è stata sistemata, ci siamo accorti che dobbiamo prendere ancora Parigi e Tenochtitlan. La prossima sarà Tenochtitlan, chiaramente. Parigi, come vi ho detto nella mia strategia, arriverà soltanto successivamente e soltanto quando avremo ottenuto tutte le altre capitali. Ma non sono assolutamente preoccupato. Non sono preoccupato neanche di prendere il controllo della capitale azteca, però semplicemente servirà un po' di organizzazione in più, perché come vedete la geografia da un lato, ma le unità militari dall'altro, non è che ci renderanno questo compito facilissimo, però non sarà neanche così impossibile, dai. Adesso chiudiamo il turno con la fondazione di Paras. E Faras è utile perché mi permette di spostare un altro bombardiere e da questa zona con i bombardieri io posso nuclearizzare tutto il Nord America. Cioè, Cuba è questa isola. I sovietici nella realtà usavano Cuba per minacciare gli americani negli anni 60 durante la Guerra Fredda, ma noi qui abbiamo le isolette che dovrebbero essere Repubblica Dominicana, Santa Lucia, San Martino, eccetera. Facciamo finta che questa sia la nostra piccola Cuba. con questa immagine di questa città che farà molto arrabbiare gli aztechi, io vi ringrazio e vi appuntamento al prossimo episodio.